tutti, buongiorno. Questa mattina voglio parlarvi di un prodotto dell'Anker. Si tratta di una soundbar, il suo nome è Soundcore Infinity Mini, è una due canali, 21 pollici, audio Bluetooth, ingresso ottico e ausiliare per capirci con il jack da 3,5 mm, modalità audio, musica e film, nonché ha la possibilità di essere controllata tramite remoto attraverso il telecomando che vedete qui nella mia mano o attraverso controlli locali che sono posti sul suo fianco destro. La soundbar, come potete vedere, è qui sotto, ha la possibilità di essere appesa a un muro tramite dei fisher che escono dalla sua confezione oppure può essere appoggiata tranquillamente su un ripiano. Vi farò ascoltare degli esempi, ma ricordate che il suono che voi percepirete sarà filtrato attraverso il microfono della telecamera che sto utilizzando per la ripresa, nonché dalle vostre casse, quindi diciamo non è riprodotto fedelmente. Comunque, dopo le considerazioni, per ora vi faccio ascoltare qualche esempio. Attraverso i due esempi che vi ho appena fatto sentire, vi siete potuti fare un'idea di quello che è la resa della soundbar. A me è piaciuta molto, devo dire, perché ha dei bassi belli corposi e comunque i driver ottimizzano al meglio gli effetti sonori. Non vi ho potuto far ascoltare la modalità audio movie a causa della nuova legge che sarà approvata oggi 12 settembre riguardo il copyright, quindi non volevo violare alcuna legge. Vi posso garantire che però gli effetti sonori sono ben riprodotti. Un difetto, se così vogliamo chiamarlo, che ho trovato della soundbar è il collegamento attraverso il cavo ottico. Questo perché la connessione attraverso il cavo ottico sarebbe quella ottimale, ma non è possibile regolare il volume di uscita dalla TV verso la soundbar. Si può regolare solo quello della stessa soundbar attraverso i suoi comandi. Alle volte quindi i toni sono non molto udibili, specialmente se i rumori ambientali esterni sono più alti. Di conseguenza ho preferito connetterla attraverso l'AUX, che mi permette sia di regolare il volume della soundbar sia di aumentare quello della televisione, rendendo così il suono più alto, più udibile, e anche se i rumori esterni sono molto alti, per esempio taglia erbe giù in giardino, comunque si riesce ad ascoltare in modo decente, anzi direi bene, il film che state guardando oppure il vostro brano musicale. Ne consiglio l'acquisto? Sì, però forse è più utile utilizzarla in un ambiente un po' più piccolo. La stanza in cui l'ho installata io è di circa 30 metri quadri, quindi forse il suono si disperde un po' troppo. Quindi la consiglio più per uno studio, un salottino più che un salotto. Il prezzo comunque di 89,99€ non è male, ma spesso la trovate in offerta a 69,99€ su Amazon. E secondo me il prezzo, quest'ultimo con una circa 20 euro in meno, la rende più accattivante e quindi più adatta all'acquisto. Quindi l'unica cosa che vi posso dire è che se vi è piaciuto il video cliccate sul pollice in su, se non vi è piaciuto pollice in giù, e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao e grazie per avermi seguito.